tutto pronto per Capodanno. Noi siamo andati a sentire un po' in giro per la città che cosa faranno i pratesi, e non solo, perché abbiamo trovato anche diversi turisti. Siamo andati un po' a sentire che cosa faranno quindi la notte di San Silvestro. Ad andare per la maggiore sono soprattutto le cene a casa, in famiglia o con gli amici. Ultimo dell'anno, che cosa farete? Cenone tra amici. In casa. Casa Grassina, Firenze Sud. Voi da dove arrivate? Vicino Milano. Io da Brescia. Venuti apposta per l'ultimo dell'anno? Venuti apposta per l'ultimo dell'anno e siamo molto felici di essere un pochettino fuori dalla città, onestamente, e grazie agli amici. Perché siete a Prato? Dite perché siete a Prato. Siamo a Prato grazie a Pela, grazie al ragazzo di Prato. Siamo venuti a trovarlo. Cosa preparerete? C'è appena stato un gran dibattito. Dopo 8 ore di discussione siamo riusciti a decidere il menù e antipasti. Abbiamo un flan di verdure di stagione, non di zucchine perché si sa, fuori stagione. Tipici toscani. Pellutata salame, pomodoro. Poi una ricetta bresciana che ho dovuto portare da Brescia, che è il manzo all'olio con carne pratese. Però a casa con la famiglia io cucinerò tutto il pesce, perché sono bravino a cucinare, quindi cucinerò pesce. Si fa c'ho la mamma un po' anziana, quindi stiamo tutti insieme e faremo un ultimo dell'anno classico. Spettacolo a Pistoia di teatro. Duobaldo andiamo a vedere, poi in piazza con amici, sempre a Pistoia. A Lucca. Casa, ristorante, cosa farete? In hotel, tutto un gruppo. In quanti siete? 48. Veniamo da Brescia. Abbiamo la guida che ci fa vedere il posto, bellissima. Vi piace Prato? Bellissima. Io ho una cena a casa di amici e poi una festa in villa. Menù che cosa prevede? Avete già pensato a qualcosa? No, io sono celiaco, sicché comunque primo, secondo e dolci. Poi si stappa e poi si festeggia. In famiglia, sì, a casa con amici, quindi una cosa semplice, niente di particolare, ecco. Cucinerete qualcosa di particolare? Chi preparerà? Ah, mio marito, che è un bravo cuoco, penserà a lui, diciamo, a tutto. E penso più che da cena saranno i dolci che la faranno da padrona.